Un programma che conta circa 37 opere, un investimento che sfiora circa 30 milioni di euro. Primo concreto tentativo di dare respiro all'economia e potenziare il mercato del lavoro salernitano. Questo quanto è stato discusso questa mattina presso la sala del Gonfalone del Comune di Salerno, in occasione dell'incontro con la stampa del sindaco Vincenzo De Luca. Un titolo di risonanza, nuove opere, lavoro quartieri, per mettere in luce un programma complesso che include nuove opere pubbliche ed interventi di riqualificazione urbana in vista delle inaugurazioni prefissate, come di consueto, in data 21 settembre. Sono previsti piccoli interventi di manutenzione, soprattutto stradale, che copre tutti i quartieri della città e che prevede un quadro di lavori che riguarderanno specificamente la zona collinare della nostra città, in cui è previsto un sopralluogo il giorno 4 settembre. Così esordito il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Tra i principali interventi, oltre la mobilità sostenibile, i lavori che interesseranno il lungomare cittadino, la riqualificazione di Piazza Ferrovia, il completamento dello sfondamento del fascio binario della Lungo Irno, la nascita della prima area attrezzata per i cani a Mercatello ed un intervento di viabilità urbana della Litoriani nel tratto finale di entrata che va dal Villaggio del Sole alla rotatoria di Via Acquasanta. Di rilevante importanza sarà la riqualificazione dell'asilo nido e l'attivo giardino del rione Petrosino, fondamentale perché confermerà Salerno tra le prime 5 città in Italia per asili nido con una copertura pari a circa il 26%. Un momento utile anche per ribadire la mancanza in città di opere incompiute. In conclusione, il sindaco di Salerno ha espresso le sue prospettive per il mese di settembre. Da qui al mese di settembre avremo immesso oltre 70 milioni di euro nelle casse delle nostre imprese. Stiamo facendo ancora una volta uno sforzo enorme di programmazione, di investimenti nella nostra città con una gestione veramente spartana, tedesca del bilancio. Riusciamo ad investire quasi 30 milioni di euro in opere di manutenzione stradale, di riqualificazione dei quartieri, ma anche in opere pubbliche rilevanti e nuove, e questo ovviamente ci consente di migliorare la qualità della vita nella città, ma anche di creare lavoro. Come sempre la nostra ossessione principale è questa: creare lavoro, creare economia, aprire cantieri. In un momento e in un paese nel quale sembra che tutto si sia fermato, noi non abbiamo esempi di aree urbane nelle quali ci sia una tale mobilitazione di risorse e apertura di cantieri. A livello regionale abbiamo dovuto gestire dal 2007-2013 7 miliardi di euro. E non siamo riusciti a combinare assolutamente niente, qualcosa che grida vendetta. Ora, immaginare di avere la possibilità di gestire 7 miliardi di euro con il metodo di lavoro che abbiamo qui da noi significa davvero fare la rivoluzione, ma non facendo le porcherie clientelari che si stanno facendo ancora in queste ore, la polverizzazione della spesa, le piccole clientele, ma realizzando i 4-5 grandi progetti che cambiano il volto della regione e fanno di questa regione non l'ultima d'Italia, come è, per i livelli di disoccupazione, di uso dei fondi europei, di politiche ambientali e di politiche sanitarie. Siamo l'ultima regione d'Italia anche per i livelli essenziali di assistenza in sanità, ma potrebbero fare della regione Campania uno dei luoghi di traino per l'economia e il prodotto interno lordo del nostro paese. Chi parla di incompiute è fuori del mondo, perché questa è un'altra imbecillità che continua a circolare, ma senza nessun rapporto con la realtà. Ho detto che c'è una sola cosa ad oggi incompiuta ed è il palazzetto dello sport. Ed è incompiuto perché è fallita l'impresa che si era aggiudicata la gara e perché non ci sono più le risorse che prevedeva il precedente progetto, e quindi stiamo cercando di ridurre, ridimensionare il progetto per riprendere anche quel cantiere.